La sorpresa ad Aviano è stata non indifferente nelle ultime ore quando si è saputo attraverso gli organi di informazione che il governo centrale aveva deciso di dar seguito a una convenzione, di stipulare una convenzione, di inviare 250 persone provenienti dal Darfur, uno dei paesi appunto dell'Africa, giunte in Italia a Lampedusa, qui in Friuli Venezia Giulia. Un ministro leghista che invia in Friuli, terra in cui i leghisti avevano fatto della lotta alla clandestinità una battaglia politica, 250 allo Stato clandestini è una notizia di quelle che fa sobbalzare sulla sedia, ma non soltanto sul piano politico. Si tratta di 250 persone che arrivano sbarcate a Lampedusa, rimbalzate tra virgolette qui in Friuli Venezia Giulia, che arrivano con una richiesta, quella di essere considerati rifugiati politici, ma arrivano senza documenti e con grandi difficoltà di identificazione. Si tratta di persone effettivamente vittime di una situazione di guerra nel loro paese o si tratta di persone che cercano il sogno di una vita nel bel paese, magari cercando di arrangiarsi con i mezzi di fortuna che possono trovare fino a quando non riescono a reperire un'occupazione stabile? Ad Aviano se lo stanno chiedendo in queste ore perché per una comunità non grandissima avere 250 stranieri all'improvviso catapultati nell'albergo Doimo, che è quello ceduto all'epoca da Luigi Doimo, l'albergatore, all'Oial, ed averli anche nella scuola alberghiera dell'Oial sulla strada per Piancavallo significa avere una fetta considerevole di popolazione in più rispetto a quella che circola normalmente. Va tenuto presente che queste persone non sono soggette a restrizioni o a controlli da parte delle forze dell'ordine, perché non si tratta di persone recluse, ma possono girare liberamente per le strade del paese. Possono girare senza particolare sorveglianza e lo faranno vicino alla base americana, vicino alla caserma dei carabinieri, nella piazza del paese. Quindi, perché questo accade? Succede perché ci sono persone che hanno dato la disponibilità a mettere le strutture di cui erano in possesso appunto a disposizione del ministero per ospitarci queste persone. L'OIAL in particolare ha garantito l'utilizzo dei suoi due edifici all'ente friulano assistenza di Don Fabbro, che si è reso disponibile, quindi stato la mano, si è reso disponibile a ospitare questi rifugiati. È evidente che non l'ha fatto gratis perché c'è un rimborso spese per ciascuna di queste persone ospitata. Ed è inevitabile che la gente di Aviano si chieda in questo momento se per una ragione umanitaria queste persone siano giunte in provincia oppure se lo siano giunte per una ragione legata al business. Quindi su questo indagheremo anche nei prossimi giorni come Messaggero Veneto, andando a fondo di quanto sta accadendo e cercando di capire per quale motivo i clandestini che sono sbarcati a Lampedusa debbano essere mandati qui in Friuli Venezia Giulia sulla testa della gente non avvertita, sulla testa anche del sindaco che l'ha saputo un solo giorno prima, senza che siano avviati dei percorsi un pochino più lineari e soprattutto rispettosi delle istituzioni e delle persone che vivono nei nostri paesi.